Sì, è pieno pomeriggio qui a Varedo, sono passate circa 9 ore da quando intorno alle 5:30 di questa mattina è scoppiato l'incendio nell'area industriale dismessa ex SNIA nella cittadina Brianzola. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per domare le fiamme, la colonna di fumo visibile a chilometri di distanza satura il cielo che è grigio e l'aria è pregna di un odore di fumo e di bruciato. Abbiamo raccolto le voci dei residenti del quartiere degradato della cittadina che raccontano il loro risveglio di questa mattina non proprio piacevole. Sentiamo. Mi sono accorto stanotte alle 5, è cominciato il fumo, e stamattina alle 8 quando mi sono alzato c'era ancora, e adesso venivo a vedere se era spento. Poi l'ho sentito anche per televisione, da Varedo, a Brianza, c'è stato questo incendio. Basta. Facevo una passeggiata qui per vedere cosa... La situazione un po'. La situazione, insomma. Mi avevano detto qualcosa il comune, le autorità? No, non ho sentito di, niente. Di restare chiusi? Di queste cose qui non ne so niente. Ha visto che c'è l'incendio? Ma di là? Sì. No, non sente niente. Poi c'è una cosa del rifiuto. Ma poi si sa. Rifiuti erano. Rifiuti, così mi ha detto. Poi, vero o non è vero? Non lo so.